E poi sentiremo una storia, un'esperienza, quella che ci porterà il dottor Cavanna, Luigi Cavanna, che è una bella storia di successo, vorremmo dire. Fa un po' specie usare questa parola oggi, ma un esempio sul campo, in questo senso almeno non il campo di guerra militare, ma il campo della guerra alla malattia, che ha avuto una forte risonanza internazionale. Ho visto dei riferimenti tramite i giornali di Piacenza che rimandavano a importanti collegamenti internazionali. Ho visto un articolo del Time, non del quotidiano, della rivista, che ne parla. Non mi sono certo azzardato ad entrare nella lingua araba di Al Jazeera, che pare ne abbia parlato anche lui, e ho il sospetto di aver trovato dei riferimenti in vietnamita, cosa che per me si è rivelato alquanto difficile da decifrare, salvo cogliere il collegamento su internet. Dico questo per dare l'idea di come una realtà locale abbia dato un contributo nelle modalità, nell'organizzazione, che ha avuto poi una rilevanza internazionale. Dottor Cavanna, le lascio volentieri la parola. Okay. Bene, grazie dell'invito, grazie della presentazione, grazie dottor Pinapinto per quello che ci ha detto. Guardate, allora, per quanto riguarda la mia esperienza in questa, nella cura di questa malattia, riannodo il nastro e sarò sintetico, ma parto dal quel giorno, il venerdì 21 febbraio. Piacenza è a 10 minuti d'auto da Codogno. Il 21 febbraio nell'ospedale c'è la notizia, ma c'è un caso di Covid forse a Codogno, sembrava una banalità. Già il sabato successivo, cioè il giorno dopo, riunione d'urgenza della direzione per dire c'è qualcosa che non va. Dopo pochi giorni, la settimana dopo, il nostro pronto soccorso è stato investito da decine e decine di pazienti che arrivavano in insufficienza respiratoria, non respiravano più, con dispnea, febbre, tosse, tutti attaccati all'ossigeno. Le ambulanze erano in fila e non riuscivano a scaricare i malati. Pian piano i vari reparti venivano trasformati in reparti Covid. Un giorno di quella settimana, forse la prima settimana di marzo, il collega del pronto soccorso mi dice: vieni, io lavoro in oncologia, sono responsabile dell'oncologia di Piacenza, per renderti conto devi venire a vedere. Il pronto soccorso di Piacenza, ogni angolo, ogni anfratto potrei dire, era occupato da malati, tubi dell'ossigeno dappertutto, e era veramente una visione apocalittica. Io faccio l'oncologo, sono nato come ematologo e sono abituato purtroppo a confrontarmi con gli successi delle cure. Ma quella visione l'ho presente ancora, era una sera verso le 6 di sera, era veramente qualcosa di tragico. Pazienti dappertutto, il rumore del sibilio dell'ossigeno, le ambulanze in fila che non riuscivano a scaricare i malati perché non sapevamo dove metterli. E ogni giorno si ripeteva questa scena drammatica, drammatica. Si trovava certo posto per i malati, ma il problema era che la maggior parte di questi malati che arrivavano ai pronti soccorso, quello di Piacenza, ma anche degli altri ospedali della nostra provincia, erano malati che avevano tutti, il 100%, anche se in medicina il 100% non esiste, si dice, ma tutti avevano una storia di giorni, di settimane, caratterizzata da febbre, tosse, dispnea, cioè mancanza di fiato, da sforzo e poi a riposo. E allora, alle riunioni che facevamo con la direzione tutti i giorni,
Ecco, il dottor Pinapinto parlava della medicina di guerra. Io non ho mai fatto una medicina di guerra, né una chirurgia di guerra, ma l'impressione che si aveva, senza essere retorici, era di trovarsi quasi in una situazione di guerra. Si aveva una situazione di, così, una percezione di non far fronte alle richieste del bisogno dei malati. Ecco, in una situazione di questo, in questo scenario, tutti a livello locale, ma se noi facciamo mente locale e pensiamo alle televisioni, alla stampa, ai mezzi di informazione, tutti si erano concentrati nel trovare posto negli ospedali. L'obiettivo era troviamo posti letto. Passaggio successivo, troviamo posto nelle terapie intensive. Vi ricordate? Era questa la parola d'ordine. Terapie intensive. Facciamo, creiamo nuove terapie intensive. Al che... Adesso non bisognava essere dei premi Nobel, dico, per farsi questa domanda. Ma Covid non è un infarto, non è un ictus che arriva in pochi secondi e ti cambia la vita, hai bisogno di terapia intensiva. Ti lascia un tempo per poter intervenire. E l'osservazione, di conseguenza, ne è venuta un'altra. Ma cosa ricevono i malati una volta ricoverati? Ricevono ossigeno e ricevono la terapia antivirale, che comunque è abbastanza codificata, erano due farmaci, idrossiclorochina più un antivirale, due farmaci per bocca. Certo. Una parte di questi pazienti purtroppo doveva essere tritate le pastiglie e mandata giù col sondino perché erano intubati. Ma allora, altra domanda, questa terapia non si poteva somministrare prima all'esordio dei sintomi? I primi lavori dei cinesi ci dicevano che all'inizio la carica virale, quando è alta, innesca poi una risposta immunitaria nelle settimane successive, che è quella che danneggia poi il polmone e anche altri organi. Quindi se non riusciamo a fare un trattamento antivirale precocemente, probabilmente si cambia la storia naturale. E ne discutemmo alle riunioni, eravamo i primi di marzo. Devo dare una sorta di giustificazione un po' alla cultura sanitaria italiana, perché questa è effettivamente una malattia nuova, una malattia di cui conosciamo poco, e in pochi giorni non si potevano dare grandi risposte, sono quelle così, diciamo, di trovare i posti letto. Però ragionando si disse, ma probabilmente facendo la cura più precocemente si cambia la storia naturale. Ma potevamo dire armiamoci e partite? Il discorso era poi chi ci va a casa dei pazienti. Sono d'accordo col collega che ha parlato prima, molti medici di famiglia non avevano dispositivi, non avevano possibilità di proteggersi e molti medici sono morti perché sono stati contagiati da questo virus. Allora, a volte in medicina basta un caso clinico per far nascere poi delle modalità di ricerca. E cosa è successo da noi? Vi faccio proprio la storia proprio in pochi minuti. Una nostra paziente oncologica era stata al pronto soccorso di Piacenza. Lei dice di essere stata lì 11 ore, aveva fatto la TAC, tampone, aveva trovato polmonite bilaterale, tampone positivo. Lei, una donna molto, diciamo, capace di stabilire ciò che poteva fare, firma la cartella, chiama un taxi e va a casa. A casa però ha febbre, tosse, chiama il diagnostico oncologico e dice: io sto male, se qualcuno di voi viene a curarmi a casa va bene, altrimenti puntini puntini. E il medico deve curare le persone. Allora col caposala abbiamo preso i dispositivi, abbiamo preso i farmaci, abbiamo preso l'ecografo e siamo andati a casa di questa signora che è in Piacenza, l'abbiamo visitata, abbiamo dato i farmaci, abbiamo lasciato la possibilità di misurarsi l'ossigeno e siamo rimasti d'accordo che assumeva i farmaci, ogni giorno ci telefonava, l'ossigeno era sceso sotto i 93,
abbiamo organizzato che fosse portata a casa le bombole d'ossigeno. Sembra difficile e complesso, ma è stato tutto relativamente semplice dal punto di vista organizzativo. E dopo 2 o 3 giorni questa paziente stava meglio, cominciava a mangiare e la febbre calava. Era una malata oncologica, Covid, polmonite bilaterale, e lì abbiamo detto, ma se riesce a migliorare una persona oncologica, probabilmente tante altre persone, anziché arrivare al pronto soccorso con i polmoni consumati dalla malattia, cerchiamo di intervenire prima. E abbiamo iniziato, mi ricordo bene, i primi pazienti registrati sono il 12 marzo, poi le cosiddette unità di intervento, di assistenza, di continuità assistenziale hanno iniziato nel nostro territorio 15 giorni dopo. Noi il 12 marzo abbiamo cominciato ad uscire su chiamata con questa organizzazione, farmaci, possibilità di eseguire l'ecografia, possibilità di eseguire un tampone e soprattutto di monitorare in remoto i pazienti. Secondo me questa è stata la parte più importante, perché il monitoraggio in remoto con la fotografia, per chi riusciva a mandarcela col tablet o con WhatsApp, di quanto era il saturimetro, di quanto era l'ossigeno, oppure la possibilità di ricevere le chiamate, o se il paziente non chiamava perché magari era non più giovane o faceva fatica, lo chiamavamo noi. Ecco, con questa modalità, e a volte e sono sincero con voi, non ci conosciamo, ma sono estremamente sincero riguardo quei dati, perché mi sembrano quasi non veri. Con questa modalità abbiamo, proprio come noi, come coppia, cioè il medico e l'infermiere, abbiamo seguito oltre 260 pazienti fino all'altro giorno. Dei primi 90, che arriviamo al 2 aprile, che ha fatto un trattamento omogeneo con idrossiclorochina più un antivirale, perché dal 2 aprile poi l'AIFA ha emanato un nuovo regolamento, bene, di questi pazienti una parte, più o meno si dividevano 30-30-30 in percentuale, avevano polmoniti, avevano forme lievi di Covid, una parte forme moderate in base alla classificazione che è accettata dalla comunità scientifica elaborata dai cinesi, ma una parte aveva forme gravi. Per gravi si intende, a me mi ricordo un parametro che era facile da rilevare a casa, era un'ossigenazione del sangue sotto il 93%, cioè voleva dire che il paziente aveva bisogno di ossigeno. Ecco, questi pazienti sono stati trattati a domicilio e di questi malati meno del 5% è stato ricoverato. Secondo dai nostri dati che abbiamo, ormai stiamo analizzando, perché il comitato etico ci ha autorizzato a fare uno studio retrospettivo che invieremo per la pubblicazione, cioè si può evincere che il trattamento precoce a domicilio è probabilmente, non dico che sia la carta vincente, ma probabilmente la strategia da perseguire. Cioè è la malattia virale, si è diagnosticata precocemente, precocemente trattata, si evita tutto il successivo peggioramento. Quindi oramai, poi dopo sono partite anche nella nostra zona, come penso anche a Torino o in altre realtà del nostro paese, le USCA, ma dipende cosa, come in tutte le cose, non è tanto nome dell'attività che si fa, è la risposta al bisogno di un paziente. Se l'USCA va a domicilio e visita soltanto il malato, ottiene, diciamo, un risultato, ma se oltre a visitare il malato fa l'ecografia, lascia i farmaci, fa un monitoraggio in remoto, la risposta ai bisogni è completamente diversa. Quindi, andando verso la fine del mio intervento, credo che, come si diceva prima nell'introduzione, la medicina di oggi, faccio un discorso di ordine generale, dovrebbe essere orientata, scopro l'acqua calda, ad andare incontro ai bisogni del malato, e si dovrebbe superare quel dualismo che crea dei danni soltanto fra ospedale e territorio. Cioè il malato dovrebbe ricevere un continuum di cure,
dall'ospedale al territorio e viceversa. Noi dobbiamo organizzare una medicina in questo senso. Cioè, non voglio riempirmi la bocca di frasi fatte, al centro ci deve essere il malato, ma noi dobbiamo, vedete, se il malato in ospedale è curato al meglio, io faccio il massimo, interventi dall'altro mondo, e poi è dimesso ed è abbandonato a se stesso, è un fallimento, perché poi il malato finirà male. Cioè, quindi anche il medico più bravo del mondo, che fa un trattamento migliore del mondo in ospedale, se poi non è seguito poi nella fase successiva a casa, sapete bene voi, me lo insegnate, il risultato non andrà bene. Quindi questa integrazione territorio-ospedale con una spinta maggiore a lavorare sul territorio, io sono un medico ospedaliero, quindi ci tengo tantissimo all'ospedale, ma noi abbiamo una popolazione per fortuna sempre più anziana, per fortuna, con più patologie, quindi se non usciamo da una medicina settoriale, in altre parole, dobbiamo imparare a curare il malato e non la malattia, e avere una visione globale, olistica, ma è avere anche... ed entrare un po' più nel merito di avere una concezione un po' più meritocratica anche nei confronti dei professionisti, siano infermieri che medici, di premiarli in base all'impegno, in base al risultato che si ottiene, altrimenti andiamo verso una medicina disumanizzante. Si è parlato prima, qualcuno di voi ha parlato di una medicina umanistica, è questo il nostro ruolo, cioè cercare di andare di sostenere una medicina che va incontro ai bisogni della persona. Ringrazio il dottor Cavanna, ovviamente per il lavoro che ha fatto, ma anche per la lucidità e la chiarezza con cui ha riportato questa esperienza, che è sicuramente un contributo. Mentre parlava prendevo nota dei vari riferimenti e si trattava di questioni, venivano toccate più correttamente anche questioni che non sono direttamente attinenti alla scienza medica, quanto anche attinenti all'organizzazione. Si parlava di dispositivi di protezione individuale per il personale, si parlava di strutture, di dimensionamento, di rapporto col territorio, ossia si entrava in quel mondo dell'organizzazione che è quello in cui l'apporto dello specialista, del competente, è indispensabile nella comprensione, ma la responsabilità di fare le scelte giuste credo ricada su tutti i cittadini. Mentre lei parlava, mi sentivo ricordare quei riferimenti molto importanti, ero ragazzo, ma se ne sentiva parlare, della riforma del 78, e recentemente qualcuno mi ha fatto notare che immediatamente dopo l'approvazione, il successore di quell'ottimo ministro della sanità che fu Latina Anselmi fu un esponente ormai scomparso di un piccolo partito, scomparso anch'esso, che era però l'unico partito che aveva votato contro quella riforma. Verrebbe quasi da dire che sin dall'inizio è iniziata una controriforma, e adesso forse bisogna recuperare un po' di questi 40 anni. L'altra cosa che mi ha colpito è che quando lei ha fatto riferimento di un percorso che deve portare dalla struttura sanitaria al malato e non dal malato verso la struttura, cambiare il senso di marcia, e anche per chi ha tutt'altra formazione è abbastanza intuitivo che se c'è un movimento convergente su un unico punto, quel punto sarà sottoposto a uno stress molto più elevato di quanto è sottoposta la struttura se il movimento è divergente e l'energia si scarica su una pluralità molto elevata di punti di contatto. Io credo che ci sia un bel bouquet di domande e di questioni da sottoporre ai nostri ospiti. Non so chi desidera iniziare prima. Posso? Tentando un po' di... Certamente. Allora, la prima dottoressa, mi sfugge il nome, che citava il dottor Viale, il primo intervento, dottoressa? Rossana. Ecco, sì. Giustamente ha detto una frase, dobbiamo, che suonava così, riprendere a fare i clinici medici e non essere troppo ingabbiati dalle linee guida, dico bene?
Cioè, in altre parole, le linee guida sono fondamentali per la medicina, formano la base del nostro comportamento. Ma, citando un filosofo moderno, siamo in un'epoca, cito la frase fatta, vado a memoria, a cui a fronte di un'ipertrofia dei mezzi si assiste ad una drammatica ipotrofia dei fini. Oggi noi confondiamo le linee guida col fine. La linea guida è un mezzo per curare meglio gli ammalati. Perché molti medici dicono c'è la linea guida, io sono a posto. No, caro mio, la linea guida ti deve servire per curare meglio il paziente. Primo punto. Secondo, Emanuele, sono d'accordo. Le notizie, come diceva il collega Zara, girano, ma attenzione come girano. Mi spiego meglio. Ora, la letteratura americana, da JAMA, che è Journal American Medical Association, al New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, che sono le bibbie della medicina, continuano a sfornare lavori su 100-200 pazienti dicendo che l'idrossiclorochina può dare l'arresto cardiaco, può dare la torsione di punta ed è estremamente pericolosa. Allora vi posso dire, ma con molta umiltà, che nella zona di Piacenza sono stati trattati 3-4.000 persone, ripeto, 3-4.000 persone, più 4.000 di 3.000, con idrossiclorochina. Non c'è stata nessuna morte improvvisa da torsione di punta. Punto. 3-4.000 persone. Non i 100-200 casi pubblicati su JAMA in cui fanno l'elettrocardiogramma e trovano il QT lungo. Quello che conta in medicina è ciò che accade se è clinicamente significativo per il paziente. Nessuna morte improvvisa. Quindi, riprendo il discorso del dottor Zara, sono d'accordo, la medicina clinica, e io sono un oncologo medico, e per l'oncologia medica gli studi clinici randomizzati sono la base del vivere quotidiano, ma attenzione, Covid rappresenta un evento straordinario. Pensare di dare una risposta ordinaria con uno studio clinico randomizzato, quando c'erano i camion militari cariche di bare che portavano i malati in cimitero, sarebbe stato un errore strategico gravissimo. Noi, dando l'idrossiclorochina subito all'inizio a centinaia di persone, le abbiamo, non dico salvate, non mi piace usare questa parola qui, abbiamo evitato che andassero in rianimazione e che una parte di loro morisse. Ora stiamo facendo gli studi clinici randomizzati, noi li stiamo facendo, ma quando c'erano centinaia di persone che erano al pronto soccorso e so che un farmaco può funzionare, valutando costo-beneficio lo devo usare. Al malato che ho di fronte che non respira più, dico stai lì tranquillo, che faccio lo studio clinico randomizzato. Poi fra un mese ti do la risposta. Signori, il dottore deve fare il dottore, deve curare il malato. Se ha lo studio clinico randomizzato lo utilizza, ma se non ce l'ha, prima curi il malato e poi fa lo studio clinico randomizzato. Ricordo a me stesso, situazioni straordinarie, risposte straordinarie. Situazioni ordinarie, risposte ordinarie. Grazie. Che vai e viene. Ringrazio i nostri ospiti per la costanza nel seguire questo dibattito che, come sempre capita, spazia un po' su tutti i campi. Credo che ci abbiano dato un contributo molto valido di autoformazione popolare, che è un po' la nostra tradizione, e ovviamente passerei a loro la parola per le considerazioni finali che possono trasmetterci e farci, insieme ovviamente ai nostri ringraziamenti. Prego. Prego. Lascerei la parola a Luigi Cavanna, che è il nostro ospite d'onore per concludere questa serata con i ringraziamenti di tutti. No, e ringrazio voi, è stato interessante davvero anche per me, perché è uno spaccato di vita simile a quello della nostra zona, però ho imparato delle cose. Io credo che nel nostro paese, poi sia Piemonte, Emilia Romagna o Sicilia,
Abbiamo, ma lo dico davvero senza, abbiamo tante risorse ed è un peccato, risorse proprio come patrimonio umano, come, come persone, nell'ambito sanitario ma non solo, sociosanitario. Io vedo persone, OSS, infermieri, persone che hanno dato in questa situazione di emergenza, hanno dato... hanno messo un impegno davvero dire incredibile, dire poco, di abnegazione, di intelligenza, di coraggio. Quindi questo mi fa ben sperare per il futuro di questo paese, perché le persone ci sono. Si tratta anche noi di darci un'organizzazione che poi alla fine chi decide sono i decisori, come dicevano prima, è ancora una volta la politica, ma la politica la facciamo anche noi. Quindi guardate, io faccio il medico e a volte, e perché sono qui questa sera, ho accettato volentieri di essere con voi, mi piace molto cercare di avere un fondamento scientifico, come fa parte un po' della nostra mentalità. Guardate, vado a memoria, ma nel 2002 uscirono contemporaneamente su due riviste importanti, il Lancet e Anderson Internal Medicine, in cui si diceva, erano un po' la carta della professione medica, e io ricordo proprio in una sintesi, fa, i medici, forse era il commento dell'editore dell'ASI, cioè, i medici devono smetterla di stare zitti quando vedono che le cose non vanno. Devono smettere di stare zitti, di stare troppo, di essere troppo conniventi col potere, di qualsiasi colore sia. I medici, ogni volta che vedono che sono lesi gli interessi delle persone, devono alzarsi, indipendentemente dal loro ruolo, dalla loro specialità, da dove lavorano, alzarsi e dire la loro parola per tutelare i cittadini. Secondo me questo deve essere davvero, poi il medico, come può essere chiunque lavori in ambito sanitario, dico il medico perché io faccio il medico, quindi questo è davvero un compito fondamentale. Il discorso che abbiamo fatto, stasera, in cui vi è poco, si è detto c'è poco investimento sulla prevenzione, è verissimo. Un'altra tematica che non abbiamo toccato in ambito oncologico, ma anche in altri branche della medicina, ci sono molti investimenti, anche costosissimi, a volte che aumentano a lungo di 2 mesi la sopravvivenza, ma perché c'è un interesse dell'industria molto pesante che condiziona le scelte, quindi le scelte di allocazione delle risorse. Quindi è molto complessa la situazione, però io credo che la cittadinanza attiva, che la gente, la partecipazione, possa comunque dare un indirizzo che vada verso la tutela dei più deboli, perché poi alla fine, come parlava l'assessore di prima, a Torino riusciamo a stabilire in base alla sopravvivenza anche i quartieri, ma è vero, cioè alla fine, ce lo diciamo in una parola sola, alla fine la persona più debole o più povera, diciamo pure la parola pesante, più povera, anche in un paese civile come l'Italia, forse ha meno probabilità di essere curata bene, e noi tutti dobbiamo fare uno sforzo perché non sia più così. Noi dobbiamo impegnarci perché veramente la salute sia tutelata per tutte le persone come vuole la nostra Costituzione. Grazie per questo invito che mi avete fatto. Grazie.